shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby. Nuovo appuntamento con dodicesimo in campo, secondo tempo. Molte cose da dire questa sera, ve lo dico, anche questa sarà una puntata un po' pepata. Però vi anticipo, giusto per la gioia dei miei detrattori, non ci sono Atalantini in studio. Mona Talantino lo sentiremo però al telefono. Allora, molte cose da dire, molte cose da vedere. Anche voi da casa naturalmente potete intervenire come sempre, ma non perdo tempo. Saluto subito gli ospiti che mi hanno raggiunto. Arrivano da Genova, sponda Sampdoria. Per gli ultrasieto cucchiaroni abbiamo Gianluca, Nadir e Fabrizio. Buonasera e benvenuti. Buonasera. 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 Allora, dicevo, da casa voi potete intervenire, però ora i numeri li vedrete in sovraimpressione, fate attenzione perché il numero per SMS e WhatsApp è cambiato, ma è provvisorio, solo per questa sera, perché poi dalla settimana prossima si cambia ancora, ma poi sarà definitivo. Quindi li vedete, comunque se volete chiamare 035 200 189, SMS e WhatsApp invece 393 89 76 961. Ripeto, solo per questa sera, dalla settimana prossima si cambia in maniera definitiva. Allora, intanto ringrazio tutte le persone che la settimana scorsa hanno scritto, perché abbiamo finito la puntata, sono arrivati ancora altri messaggi, poi magari questa sera se ce la faccio li leggo, perché mi sembra anche corretto. E quindi vi ringrazio davvero di cuore, ringrazio tutti quelli che hanno scritto in questa settimana, tutte le persone che hanno voluto rivedere la puntata, siete stati davvero tanti. Ringrazio anche i miei detrattori, come vedete io tutti i messaggi anche contro la sottoscritta li ho letti tutti, perché mi sembrava comunque giusto farlo, vi ho dato il giusto spazio. Se volete, anche questa sera io sono qua aperta a tutto. Allora, dicevo, ragazzi arrivano da Genova, sponda Sampdoria, il gruppo Ultrasieto Cucchiaroni, uno dei pochi gruppi ormai diciamo rimasti in Italia a non aver fatto né tessera del tifoso né way card, giusto? Sì, esatto. Una scelta difficile. La scelta, esatto, la parola più facile, più corretta è difficile, c'è la strada più complicata, però era l'unica linea che potevamo, che potevamo tenere, visto e considerato il nostro modo di pensare, il nostro percorso sin dai tempi cioè delle proteste, delle prese di posizione contro ad esempio il biglietto nominale, gli orari, quelli che non erano la domenica alle 3. Quindi noi ci siamo sempre opposti a questo tipo, quello che possiamo chiamare calcio moderno. La tessera del tifoso è stato, diciamo, un ulteriore giro di vita, un'ulteriore tappa di repressione, un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso, la decisione di non tesserarsi che portiamo avanti ancora oggi con tutto quello che con tutto ciò che comporta. Sì, diciamo che la tessera del tifoso per quei gruppi che non l'hanno fatta è diventata un po' non un ostacolo, però sicuramente un po' ti ha indebolito, perché poi c'è chi in trasferta ci vuole andare, magari qualcuno l'ha fatta, qualcuno no, diventa più difficile, poi diventa più difficile comunque mantenere la coesione del gruppo se poi non vai in trasferta, una scelta che conosco molto bene anche per il mio gruppo, ma noi non abbiamo mai giudicato chi ha fatto scelte diverse chiaramente, però è chiaro che a volte abbiamo sentito dire spesso i veri tifosi sono quelli che in trasferta ci vanno, non è vero, perché è una scelta davvero dolorosa quella di rinunciare alla trasferta, è una cosa che ci va contro quello che è il nostro essere, ultras, il nostro vivere lo stadio, vivere la passione, no? Se consideriamo che noi siamo cresciuti andando tutte le domeniche in casa e in trasferta, che fosse lontana, che fosse vicina, si aspettava la domenica per poter prendere un treno, un pulmino, un pullman per poter seguire la Sampdoria, quindi noi siamo i primi a soffrire di questa situazione. Detto ciò, nonostante questa sofferenza, perché è una sofferenza che siamo, ripeto, i primi a patirci, fare la tessera del tifoso voleva dire fondamentalmente entrare, essere, diciamo, accettare quel programma, quel disegno che mira a lungo andare a distruggere completamente quello che noi siamo di natura, cioè che è quello di andare che è quello di seguire la Sampdoria alla nostra maniera, quindi sostenendola con le nostre bandiere, con le nostre coreografie, con i tamburi, con tutto quello che consideriamo ultras, che consideriamo di gradinata. Quindi la scelta è sicuramente dolorosa, non andare in trasferta, però noi guardiamo oltre. Noi vorremmo che domani i ragazzini di oggi, domani, possano di nuovo tornare allo stadio
Poi forse tante cose non torneranno più come prima, però tante cose si possono anche rivedere e correggere, come ad esempio riportare il colore agli stadi, non dover seguire tutte quelle pratiche burocratiche per poter portare uno striscione, un semplice striscione, che sono cose di buon senso, però che al momento c'è tra leggi, decreti, circolari, un vero muro tra quello che noi vorremmo che fosse un punto di aggregazione come quello che è la curva, la gradinata, e che invece attualmente purtroppo non, cioè difficilmente può essere. La settimana scorsa con noi c'era Giusy dei Forever Ultras Bologna e diceva: oggi essere ultras vuol dire avere una preparazione importante anche a livello giuridico, perché altrimenti non riesci a raccapezzarti in mezzo a tutti questi decreti, leggi, circolari e quant'altro. È difficilissimo, perché le cose cambiano di volta in volta. Parlavamo della tessera del tifoso, e l'abbiamo detto anche la settimana scorsa, chi l'ha sottoscritta ha avuto la garanzia che avrebbe potuto partecipare a qualsiasi evento sportivo anche quando ci fossero state limitazioni. Non è vero, non è così, abbiamo visto la settimana scorsa i laziali non hanno potuto andare a Bologna. Mercoledì mi pare si giochi Verona-Atalanta, e leggevo oggi che agli atalantini verrà impedita la trasferta, quella parte che si è tesserata. E di questi casi ce ne sono tantissimi, quindi non è più neanche vero che la tessera è una garanzia. Quindi anche chi l'ha sottoscritta, e l'ha sottoscritta proprio per poter andare in trasferta sempre, è stato comunque un po' ingannato. E io guardo sempre te, ma se volete intervenire, sul discorso delle leggi, che bisogna essere degli esperti, è vero, cambiano di continuo e se ne inventano sempre una. Quindi, e poi se si vuole combattere una determinata cosa bisogna conoscerla, quindi un minimo di cultura ce la siamo dovuta fare. Su vari circolari che parlano del biglietto, non può essere venduto in quella regione, come mai, ora si va a vedere da dove arriva questa regola, chi l'ha detta, per avere un'idea chiara, un quadro chiaro del mondo in cui ci muoviamo, del campo in cui si gioca la partita, tra virgolette. Dal punto di vista anche perché sicuramente anche per un ragazzino più giovane andare appunto a studiarsi, a vedere queste, non è facile. Una volta c'era la partita la domenica, prendevi il tuo biglietto, la tua cosa, esatto, andavi in curva e ti fabi. Ora è diventato molto più... Hanno creato dei percorsi che sono... Percorsi ostacoli proprio. Ostacoli, certo. che poi la gente ti dice: ma chi me lo fa fare andare attualmente con tutto questo, tutta questa serie di ostacoli allo stadio? Sul discorso invece che la tessera non garantisce... Ci sono stati dei casi dove la tessera comunque non ti garantisce, nonostante avessero detto: se fai la tessera andrai sicuramente allo stadio. Ci sono stati dei casi dove te e la tessera non vai lo stesso. Quindi non ha più ragione d'essere. Non ha più ragione d'essere, ed è totalmente. È l'ennesima dimostrazione che abbiamo avuto negli ultimi anni che è totalmente inutile. È inutile. Uno strumento che è stato creato ad hoc per fini commerciali e repressivi, che avevano spacciato per la bacchetta magica di tutti i problemi del paese, poi di fatto piano piano quelli che l'hanno creata si sono defilati, hanno fatto finta di niente. Gente che ha cominciato, giornalisti che hanno cominciato a dire: ma forse non è così giusta come ce l'aveva, cioè non è così fantastica come ce l'avevate spacciata. Quindi il vento ha cominciato a cambiare. Di fatto, secondo me, attualmente è lì in piedi perché ce l'hanno messa e nessuno ha il coraggio di dire: facciamo un passo, stacchiamo la spina e facciamola finita, cioè sta morendo. Questa qua è l'ennesima dimostrazione che, nonostante doveva appunto far andare tutti, non lo fa. Diciamo che dovrebbero avere quantomeno il coraggio di dire: va bene, rendiamola facoltativa se proprio qualcuno la vorrà fare, perché se fosse stata facoltativa e non obbligatoria, ora mi piacerebbe capire quanti l'avrebbero fatta, perché... Era il primo anno, era facoltativa. No. Non è mai stata facoltativa, e questo qua è stato uno degli errori che hanno fatto. Cioè, posso capire se all'inizio avessero detto: facciamo una carta, come se vai alla Coop o al supermercato, sì, dove fai la tessera, avrai degli sconti, però uno decide se farla o non farla. Invece no, nel caso della tessera del tifoso hanno detto: te devi farla per forza. All'inizio era abbonamenti e settore ospiti, se non ricordo, sì, male. Poi hanno continuato a tenerla in vita, anche se poi di fatto i vantaggi che avevano promesso chi li ha mai visti.
Sì, ci hanno spiegato che quelli che avrebbero fatto la tessera erano i tifosi buoni, gli altri, quelli che non facevano, erano i tifosi cattivi. E allora mi chiedo perché fanno delle partite a porte chiuse, perché impediscono la trasferta ad alcune tifoserie, nonostante la tessera, se quelli dovrebbero essere i tifosi buoni, che poi cioè non esistono tifosi buoni e tifosi cattivi, esistono tifosi, chi ha un'idea, chi ne ha un'altra, chi segue un principio, chi ne segue un altro, però cioè, di base cioè, l'essere ultras dovrebbe essere più o meno uguale per tutti. Poi se in trasferta accadono incidenti, in questo momento accadono tra tifoserie e tesserate, se mai accadono, perché... Quando chiudono la trasferta perché è accaduto un incidente alla partita precedente, dico vabbè, ma in trasferta c'erano quelli tesserati, allora non è vero che la tessera garantisce il fatto che l'ordine pubblico non debba più avere problemi, perché non è una tessera in tasca che ti impedisce di agire in un certo modo se lo vuoi fare. Emilio, si è rivelata per quello che era, uno strumento di schedatura e marketing, niente di più, niente di meno, i problemi non li ha risolti. E vantaggi non ne ha portati, e tra l'altro proprio concettualmente è sbagliato, cioè parte proprio dal concetto in cui dividi, appunto come dicevi tu, tifosi buoni e tifosi cattivi, cioè non, è proprio sbagliato sul nascere, e quella frase che dicevano che vuole creare una classe fidelizzata di tifosi. Cosa vuol dire fidelizzata? La gente si fidelizza nei propri colori, nella propria maglia, nella esatto. propria gente, nei propri amici. Ma uno già quando faceva l'abbonamento comunque era... Sì, è chiaro. Invece loro no, hanno voluto creare una cosa dal niente, senza... Forse gente che non è manco mai stata allo stadio, eppure si è messa lì a disegnare. La cosa bruttissima è che poi l'hanno abbinata all'abbonamento, quindi chi si voleva abbonare per forza va a fare la tessera del tifoso. Poi grazie a una serie di battaglie portate avanti da tanti gruppi sono arrivati i voucher, che hanno permesso anche alle persone che non volevano fare la tessera del tifoso di poter avere una specie di abbonamento scollegato dalla tessera del tifoso, con dei prezzi almeno da noi un pochino più alti rispetto all'abbonamento. Però i primi anni, ad esempio, bisognava fare il biglietto tutte le partite ed era dispendioso, quindi sai, per molti ragazzi poi era difficile. Vabbè, noi ci auguriamo, lo diciamo ormai da anni, che qualcuno abbia il coraggio di dire abbiamo sbagliato, capita. Si può fare un passo indietro e nella vita succede. Anche se la vedo dura che i vertici del calcio e della politica non possano ammettere di avere sbagliato. La vedo dura. Però che la lasciano morire che vada com'è. Ma anche se nessuno dice ho sbagliato, scusate. Basta chiudiamo la chiudiamo qua questa pagina indecorosa e cerchiamo di... fare delle regole, creare dei percorsi più semplici per riportare la gente allo stadio, visto che tanti parlano che gli stadi sono vuoti e sono grigi. Bisogna riportare le famiglie. Bisogna riportare, l'articolo sulla Gazzetta dello Sport che parlava che una delle soluzioni potrebbe essere giocare come all'inglese nel Boxing Day sotto Natale. Ma certo. Prima di pensare a quello, certo. Perché non... togliamo tutte le procedure burocratiche, documento, moduli da compilare, autorizzazione, per portare uno striscione, che può essere quello per un amico che sta male o per una bambina che è nata, che invece no, perché devi fare autorizzazione prima, che no, cioè che poi non sei entra. Nata il giorno stesso, ora non è che uno fai, anche esatto. volendo. Cioè, sai. Gente che deve andare a comprare il biglietto col documento e il bambino il codice fisso. Cioè, ragioniamo su questo, facciamo già tornare la gente allo stadio, ma rendendogli la vita più semplice. Vuoi andare a vedere la partita, ti compri il biglietto e vai allo stadio. E ora non è così. Sì, ci raccontano la favola, tra virgolette, che la gente non viene allo stadio perché c'è violenza. Ecco, io sorrido davanti a questa cosa, perché io ricordo gli anni 80-90 in cui la violenza era sicuramente a dei livelli molto più alti rispetto a quelli di adesso, però gli stadi erano pienissimi. E poi una cosa che dico sempre, perché se fosse davvero la violenza tenere lontano le famiglie o le persone dallo stadio, quando si giocano i derby, che in teoria dovrebbero essere quelli più pericolosi, magicamente gli stadi si riempiono. Allora non è la paura della violenza che tiene lontano le persone, no? No, penso che anche le statistiche, dicono quante, dopo la testa, che dicevano che sono diminuiti, a parte che dicevano gli scontri sono diminuiti. Però si riferiscono dentro lo stadio. Tra l'altro. A parte che se svuoti gli stadi. Quindi, svuoti gli stadi, è grazie, non c'è più nessuno che va allo stadio.
chiudi le autostrade, quindi, non ci sono più incidenti. Esatto, quindi diciamo che però i giornali, i telegiornali, i giornalisti, loro riescono secondo me a deviare cioè l'attenzione pubblica su determinati aspetti. Quando parlano di violenza si crea l'allarme, quello lì è il problema negli stadi è la violenza, mentre invece i problemi sono ben altri, mi sembra. Allora, intanto ricordo che per questa sera c'è un nuovo numero per SMS e WhatsApp, lo vedete intanto scorrere nel crawl. Vi leggo alcuni messaggi che la settimana scorsa erano arrivati, non avevamo fatto in tempo a leggerli, si riferivano tutti alla vicenda di Atalanta-Inter, di cui a Bergamo, non solo, si è parlato veramente tanto. E qualcuno ci scriveva, grazie a Dio esistono anche queste trasmissioni che fanno controinformazione, grazie Milva, grazie a Dodicesimo in Campo. No, grazie a voi perché la settimana scorsa un po' di insulti li ho presi, devo dire qualche complimento, mi fa piacere. E poi, ma l'Italia è ancora un paese garantista o certe leggi valgono solo per qualcuno? Avanti Ultras, avanti Dodicesimo. E poi, sempre riferendosi a quello che è successo in seguito ad Atalanta e Inter, qualcuno mi scriveva, ma siamo sicuri che gli Ultras abbiano dichiarato di essere in Città Alta a vedere la partita? Chi lo ha detto? L'ha scritto un giornale di Bigotti, sarà la verità? Si è arrivati addirittura a fare processi sulle azioni scritte da giornalai. Vergogna. Ecco, sì, stavamo parlando adesso di come funziona l'informazione che riesce insomma a deviare quella che è la verità, cioè ti fanno credere quello che vogliono, poi la colpa è nostra è che non apriamo la mente e che se l'ha scritto il giornale vuol dire che è vero. Oggi grazie a Dio siamo nell'epoca dei social e quindi uno che vuole tenersi informato ha comunque un'alternativa perché non esiste più un solo organo di informazione che ti dice quello che vuole e tu per forza prendi quello. Ora basta un pochino guardarsi in giro e qualche versione diversa esce. Esistono non solo trasmissioni come questa, ma ci sono i siti di tanti gruppi, anche voi ne avete uno, che fanno controinformazione, che quindi comunicano perché è corretto, perché fino a poco tempo fa qualsiasi cosa succedesse la rigiravano sempre in maniera tale che si era dalla parte del torto, anche quando magari si aveva ragione. Per cui è importante magari guardarsi un po' in giro e non dare per scontato quello che la TV vi dice o quello che il giornale scrive. Non è detto che diciamo neanche noi la verità, però quantomeno avete due versioni, poi sta a voi cercare di capire dove sta la verità. Intanto io mi fermo, c'è un breve break pubblicitario, poi vi faccio vedere alcune immagini che riguardano proprio la vostra tifoseria. Qualche settimana fa avete giocato il derby Genoa-Sampdoria, che mi pare sia andato molto bene. Abbiamo vinto 3-2. Lo ricordiamo. Stadio pieno, ha visto. E noi abbiamo giusto un minuto e mezzo di quella che è stata la vostra coreografia con un settore veramente coloratissimo. Anzi, ringrazio Furio da Genova che mi ha mandato le immagini, quindi pubblicità e poi le immagini. Restate con noi. La nostra nuova Karl, ingegneria tedesca, 5 porte, piena di innovazioni. A quel prezzo? È uno scherzo? I tedeschi non scherzano mai. Il meglio dell'ingegneria tedesca. Opel Karl, incredibile, ma City Car. È una tedesca. AZ Veicoli, concessionaria Opel di Bergamo e anche ad Albano Sant'Alessandro e Sorisole. L'azienda Betty è un'organizzazione all'avanguardia che, seguendo i più innovativi principi della logistica e del marketing, è in grado di offrire una diversificazione dei prodotti e dei servizi non comuni nel settore beverage. Un'accurata ricerca qualitativa porta quotidianamente a selezionare migliori produttori di birre e vini, sia italiani che esteri. L'azienda Betty è a Cividate al Piano Bergamo, in via Roverselli numero 2. Per maggiori informazioni potete consultare il sito www.betty.net. Bere Betty, vivere lo stile.
Da più di 30 anni Real Autonoleggio offre un eccellente servizio di transfer da e per aeroporti ed altre destinazioni. Disponibilità 24 ore su 24 tutto l'anno. Vi aspettiamo! Ho visto che avevate uno striscione francese. Sì, era per Christine, che è una nostra amica marsigliese che è mancata il 24 di dicembre dell'anno scorso. E l'avete ricordato? Sì, oltre ad essere andati su al funerale e tutto quanto, ci sembrava doveroso ricordarla anche allo stadio, con uno striscione. Beh, c'era tanta gente in quell'occasione. È sempre così pieno lo stadio o nel derby? Beh, il derby è un evento speciale per la città. Sì. Comunque la verità gradinata è sempre piena. Giocavano loro in casa. Sì, giocavano loro in casa. Quindi... Come ha reagito la tifoseria sampdoriana quando avete deciso di non fare la tessera? Vi hanno seguito? La decisione... Beh, prima che entrasse proprio in vigore già si parlava, mi sembra che già nel 2009 si parlava di tessera del tifoso che sarebbe entrata in vigore, quindi noi avevamo già una nostra idea e abbiamo cominciato a comunicarla, quindi quando poi è entrata in vigore da noi i giochi erano fatti, nel senso che avevamo già le idee chiare, avevamo già cominciato a parlare alla nostra gente. Per cui erano spiegando, pronti, cercando di fare più comunicazione possibile, perché la comunicazione è fondamentale. Se vuoi che la gente ti segua, devi parlargli, devi comunicare, sì, spiegare perché non facciamo la tessera, per questo e questo. E alla base c'è la salvaguardia di quello che siamo, di quello che rappresentiamo. E devo dire che sono di parte chiaramente, però... Devo dire che a Genova c'è veramente una cosa speciale, cioè quello che noi siamo, i sampdoriani, chi segue la Sampdoria, chi ha il cuore blu cerchiato ed è cresciuto in gradinata, seguendo quei colori, quando tocchi certe corde ti capisce. Quindi il seguito è stato, devo dire, buono, non tutti, perché quello è impossibile, però a conti fatti, sì, magari speravamo tutti inizialmente. A conti fatti bisogna dire che il numero di persone che ci hanno seguito è stato alto e ancora oggi, a distanza di 5-6 anni da quella decisione, addirittura il numero è andato a crescere, perché abbiamo continuato a fare anche tutta una campagna di disdetta della tessera del tifoso. Questa è una cosa importante. Allora, arrivano un po' di messaggi, poi li vedrete comunque scorrere nel crolla. La tessera ha fallito in tutto, svuotato gli stadi, allontanando le famiglie dal calcio, ma nessuno ha il coraggio di fare un passo indietro. Una domanda, ma chi ha fatto la tessera per andare in trasferta, poi gli viene comunque vietata, non può agire per vie legali? Ma forse sì, eh? Poi più tardi sentiamo l'avvocato Adami, magari glielo chiediamo. Grazie e complimenti per la trasmissione. E poi, nostalgia di un calcio che non c'è più, no alla tessera del tifoso.
In certe redazioni di quotidiani locali sembrerebbe che ci siano più giornalai che giornalisti. No ai processi mediatici, non si può rovinare la vita a giovani ragazzi senza che non ci siano certezze. E qui si torna sull'argomento della settimana scorsa a proposito di Atalanta-Inter. Buonasera a tutti, volevo dare la mia solidarietà ai ragazzi di Bergamo arrestati ingiustamente la scorsa settimana. Complimenti per la trasmissione, un saluto agli ospiti. Grazie. E a proposito di quello che succede a Bergamo, chiedo alla regia appena pronta di avere il collegamento con Daniele Belotti, che era stato considerato per anni, ce l'abbiamo. Pronto? Pronto, buongiorno, buonasera. Buonasera. Quasi buonanotte. Stavo dicendo che aspettavamo il collegamento con te, che per anni sei stato considerato l'ideologo della tifoseria atalantina, di questa associazione a delinquere. Non sì, sei più l'ideologo. Non sono più ideologo, ero la mente occulta, non sono più niente oramai. Sei più niente, non hai più un ruolo. No. Sei in cerca, stai vagando in cerca di te stesso. Esatto, ho prenotato un viaggio in India a cercare me stesso. Perché dopo che per 5 anni mi hanno dipinto, io convinto di la verità, sono diventato proprio importante, io sono l'ideologo di 5.000 o 6.000 tifosi d'Atalanta della curva, cioè una roba, e invece niente. Così. Allora, prosciolto per non aver commesso il fatto, e quindi è una cosa molto importante, anche in virtù del fatto che in aprile 6 ragazzi dovranno subire un processo proprio per associazione a delinquere, per stabilire se è un'associazione a delinquere, corretto? Esatto, cioè, questo la parte di questo processo che mi ha riguardato è importante anche per dimostrare come l'accusa, il castello costruito dall'accusa, dalla procura nei confronti di sei tifosi, poi con il sottoscritto che si era accusato di concorso esterno, quindi di essere l'ideologo, ma di fatto è un processo che potrebbe essere definito contro la curva nord nel suo essere. È importante perché se è stato certificato che non esiste la mente, non esiste l'ideologo, di fatto anche la stessa associazione zoppica, ripeto, è un castello costruito dall'accusa che non sta in piedi, veramente posso tranquillamente dire che le deposizioni che ci sono, le testimonianze che ci sono state da parte di 4 ex questori e 2 ex prefetti che il giudice ha ritenuto importante chiamare per capire il mio ruolo, e a parte un questore Turillo che ha sparato a zero prendendo di fatto la teoria dell'accusa, devo dire che tutti gli altri sono stati, ed è un prefetto Andreana che era stato assolutamente neutrale, io non ho mai avuto rapporti, quindi è stata una testimonianza come previsto che non ha spostato di una virgola la situazione. Gli altri sono stati imbarazzanti per conto mio per quanto riguarda l'accusa, cioè se io fossi stato nel PM veramente mi sarei imbarazzato di fronte a testimonianze che smontavano in modo così palese l'accusa, e stiamo parlando di ex questori, cioè non stiamo parlando di persone incontrate al bar. Senti, 5 anni è andata avanti questa faccenda, ci sono state una serie di udienze, non è finita perché dicevamo da aprile ci sarà il processo. Ma qualcuno ha mai detto quanto è costato alla comunità tutto questo? Perché i processi non si fanno gratis. Allora, questo è un processo che ha portato, quando è iniziato, ci sono state 90 perquisizioni in quella notte, tra cui anche a casa mia, che allora ero assessore in Regione Lombardia. Cosa hanno trovato a casa tua? No, sarei curiosa di saperlo. Ma si può dire a quest'ora... Mi ha portato via il computer. Il problema è che magari in quel computer c'era qualche fotografia, così un po' qualche amica tua?
No, amica, no, non è... Che ne so. Vabbè. Che ne so. Al di là di quello. No, hanno trovato, sì, no, la perquisizione che erano state fatte, 90 perquisizioni, vuol dire che erano stati mobilitati circa 300 agenti, ed eravamo nel periodo di massimo impegno da parte della questura per trovare Yara. Sì. Ok, stiamo parlando del febbraio del 2011. Yara viene trovata il 26 febbraio del 2011, quindi eravamo nel massimo impegno, cioè avevamo una questura che era dedicata per i tre quarti essenzialmente a quel caso. Nonostante quello, hanno mobilitato 300 agenti per andare a perquisire 90 abitazioni e trovare praticamente niente. Niente è stato trovato. Da lì ci sono state, quanto è costato? A parte questo, ci sono le intercettazioni per mesi di una decina di tifosi, più ci sono tutte le udienze preliminari, perché è stata fatta un'udienza preliminare all'inizio che ha rigettato le misure, gli arresti richiesti dal PM. C'è stata una seconda udienza preliminare che ha negato l'esistenza dell'associazione delinquere, il PM ha fatto ricorso in Cassazione, l'ha vinta, e siamo finiti alla terza udienza preliminare, dove i sei sono stati rinviati a giudizio perché di fronte alla Cassazione c'era poco da fare, mentre per il sottoscritto invece si è arrivati a non aver commesso il fatto e quindi al proscioglimento. Sì, un'inchiesta che dura 5 anni è costata, sì. Ecco, queste cose magari bisognerebbe dirle alla comunità, perché credo sia importante che si sappia anche questo, perché per l'amor di Dio, la giustizia deve trionfare sempre. Però io mi chiedo, 5 anni, e bastava insomma farsi un po' un'idea per capire che probabilmente si sarebbe arrivati ad un proscioglimento per quanto ti riguarda. Siamo molto contenti di questo, contenti per te, contenti per i ragazzi che dovranno subire il processo ad aprile, perché come hai detto tu, cade la testa, cosa rimane in piedi? Il corpo. Il corpo senza testa senza non testa. Va avanti. Quindi insomma... io sono convinto che questo sia un processo che dimostrerà che, ecco, se mi dai 10 secondi, tra le varie prove a supporto dell'accusa, secondo cui la cupola, chiamiamola così, della Curva Nord di Fosa Atalanta, che la cupola dominasse tutta Bergamo, non solo l'ambiente d'Atalanta, c'è il fatto, con giocatori, allenatori, tutti supini e succubi di fronte a questo strapotere minaccioso da parte del Boccia e di tutti gli altri, è stato portato il fatto che Antonio Conte, oggi allenatore della Nazionale, avesse scritto un messaggio di solidarietà, mi dispiace, eccetera, al Boccia, quando era stato diffidato. Il problema è, il Boccia, quando Conte manda il messaggio al Boccia? Non è allenatore della Glielo manda mesi dopo che era stato mandato via da Bergamo, tra l'altro con un'insurrezione da parte di buona parte della tifoseria, e quindi questo è che cosa dimostra? Che Conte aveva paura? No, non era più a Bergamo e Conte non tornerà mai più a Bergamo come è andato via. Semplicemente che Conte era amico del Boccia, e anche questo viene fatto passare come un reato, una colpa. Cioè, non è un delitto, cioè nella vita uno gli amici se li sceglie, ecco. Sì, no, nel senso che qui si è arrivati praticamente a definire che un tifoso non può avere un rapporto di amicizia personale con un giocatore o con un allenatore. Daniele, complimenti per questa vittoria e speriamo che sia la prima di una lunga serie per quanto vi riguarda come tifoseria, insomma. Sì, speriamo. Ti aspettiamo in studio. Volentieri. Ciao, ciao Daniele, buona serata. Complimenti a tutti, ciao. Grazie. Ciao, insomma,
Cioè, quando vengono costruiti questi castelli? Sono 5 anni, processi, udienze, sputtanamenti. Penso a chi era coinvolto in prima persona, ma penso anche ai cari, alle famiglie. Alle famiglie. Tutto quello che hanno, posso immaginare, hanno passato durante questi 5 anni. L'importante credo che poi sia caduta la testa, poi, come si diceva prima. Allora, leggo un po' di messaggi. Anche se sono bresciano, è sempre uno spettacolo il derby della Lanterna. Complimenti agli Ultras per le coreografie. E poi, ciao a tutti dello stadio e agli ospiti Ultra Samp. Io sono Daniele detto Drago, milva complimenti, sei sempre bella, alla grandissima. Beh, ciao Ultras Atalanta, liberi Curva Nord. Poi, ieri è scoppiato l'ennesimo scandalo per il calcio, ma qui la politica non interviene con leggi speciali e giro di vite. Ma tutti hanno detto che sono innocenti e quindi, siccome vale per tutti, noi aspettiamo di vedere quello che succederà, poi magari accenniamo. È chiaro che fino a prova contraria anche tutti i dirigenti, i calciatori, tutti quelli implicati in questa maxi inchiesta sono da ritenersi innocenti. Questo principio dovrebbe valere anche per gli Ultras, ce ne dovremmo ricordare, che se vale per loro vale anche per noi. Però mi sembra che ce ne dimentichiamo troppo spesso. E poi mi scrivono, la tessera è stata fatta per dividere le tifoserie, diminuire il numero degli ultra in trasferta, complicare le cose in modo da logorare il movimento ultra e disincentivare le trasferte di massa. Non funzionando, hanno aumentato il livello di repressione, vietando le trasferte comunque. Gianluca. Allora, quello che ci spiegava Belotti, diceva una cosa importante in virtù del fatto che poi ad aprile ci sarà un processo per associazione a delinquere. Non è la prima volta che un gruppo di tifosi subisce l'accusa di associazione a delinquere. Insomma, è pazzesco, eh? Se poi... per chi fa parte di un gruppo ultra, se sa che quanto si spende del proprio tempo, delle proprie energie, a volte anche del proprio denaro per realizzare coreografie, per incitare la gente alla passione. Cioè, non è un lavoro, uno lo fa proprio portando via tempo alla famiglia, alle amicizie, al divertimento, ma lo fa perché ci crede. E poi capita che tutto questo viene frainteso o viene dipinto in modo tale da farti passare per un delinquente seriale. Se pensiamo che... fatto i gruppi ultras sono tra gli ultimi fenomeni di aggregazione che abbiamo in Italia. Cioè, non stanno togliendo, hanno tolto tante cose, tante cose vanno a morire. Cioè, i gruppi, ma se si ragiona anche per esempio i club, cioè, a Genova fino a 20 anni, ma anche 10 anni fa c'erano tanti Sandoria Club. Col tempo stanno andando un po' a scemare. E invece i gruppi ultras continuano, tra i mille problemi che ci sono, però continuano a rappresentare un punto di aggregazione oggi e per gli ultimi 40 anni. Perché? Ma perché non c'è una persona che pensa? Valutiamo anche che cosa hanno rappresentato i gruppi ultras per le città, per il paese negli ultimi 40 anni a livello di aggregazione, sociologico, cioè nel portare i ragazzi allo stadio a stare insieme, andare in trasferta insieme. Cioè, siamo così sicuri che se non ci fossero stati i gruppi ultras le cose sarebbero andate meglio? No. Ecco, poi va ricordato che un gruppo ultras non insegna i ragazzi ad andare in giro con armi o quant'altro. Uno, se porta un'arma con sé, un coltello o quant'altro, lo fa perché l'ha imparato nella società, non l'ha imparato allo stadio. Non è che uno vive allo stadio e basta. Ci sono dei principi all'interno delle curve o dei gruppi organizzati molto importanti, quali sono l'amicizia, la solidarietà, lo spirito di sacrificio, poi il senso di appartenenza ai propri colori, l'attaccamento alle proprie origini, alla propria terra, tutte cose che si sono un pochino perse. Ora non voglio descrivere un ambiente di idilliaco, perché è chiaro che c'è anche l'altra faccia della medaglia, ci sono stati dei fatti gravi, degli episodi che nessuno vuole negare, ci sono. A parte che ambienti quindi, idilliaci, non so, no, esatto. Facciamo un esempio, sì, esatto. Fatico a trovare un esempio. La politica, no? Esatto, quello. La politica. Ma se veramente la gente che è al di fuori di questo mondo si rendesse conto di tutta la passione, i sacrifici che fanno i ragazzi che frequentano, sì, quanto cuore ci mettono dietro, probabilmente quando viene menzionata un termine come associazione a delinquere, di cosa stiamo parlando? È vero, perché
Ora, ad esempio, facendo l'esempio dei ragazzi di Bergamo che hanno questa accusa che pende sul loro capo, associazione a delinquere, però bisognerebbe anche tener conto di tutto quello che hanno fatto di buono, al di là della festa della Dea, la beneficenza, la solidarietà. Anzi, siccome credo che questo per loro sia un momento difficile, io so, ho letto che in tutti questi anni hanno aiutato tantissime associazioni, tantissime famiglie, tantissime persone in difficoltà. Credo che questo magari sarebbe il momento in cui tutte queste persone, tutte queste associazioni si facessero sentire, perché questo succede a Bergamo come in altre città. Nel momento del bisogno, nel momento in cui va tutto bene, sono tutti vicini, nel momento in cui tu dai loro ti incensano. Poi nel momento di difficoltà sono pochi quelli che alzano la voce e ci mettono la faccia per dire ma io però non sono d'accordo, io questi ragazzi li ho conosciuti e la penso in maniera diversa. Io invito queste associazioni, ad esempio che a Bergamo sono Bergamo e non solo a Bergamo, che sono state aiutate dai ragazzi dell'Atalanta a farsi sentire. È vero che magari i giornali o altre trasmissioni spazio non ve ne danno. Io ve lo do. Il numero è lì, se volete venire, se volete chiamare. Credo che dire due parole in questo momento in difesa di questi ragazzi, magari di Claudio in particolare, che è una situazione incredibile, ma dei ragazzi che in questo momento sono ancora in carcere, di quelli che dovranno subire un processo per associazione a delinquere, siccome li avete conosciuti, qualcuno di voi da loro ha avuto tanto, forse in questo momento qualcuno si potrebbe anche far sentire e dire io ho un'esperienza diversa, io penso che questi ragazzi non siano come vengono descritti dai giornali in questo periodo, in questi anni, perché qua a Bergamo la cosa va avanti da anni. Ripeto, siccome immagino che i giornali spazio non ve ne diano, perché qualcuno una volta mi ha detto io scrivo all'Eco ma non pubblicano le lettere. Bene. Io non sono l'Eco, io sono piccolina così, però se volete chiamare, chiamate, io lo spazio ve lo do. Se volete prendere le difese di questi ragazzi che vi hanno aiutato, io lo spazio ve lo do. È difficile, quando tu aiuti qualcuno, poi nel momento di difficoltà, cioè gli ultras diventano scomodi in tutte le città. Fa più notizia, cose negative. Facciamo un esempio di... Cioè noi quando abbiamo fatto delle cose nel sociale... E ne avete fatte tante anche voi? Sì, ne abbiamo fatte... Sì, dai tempi, per esempio, degli aiuti umanitari in Bosnia, che stiamo parlando già dagli anni 90. Esatto. Quindi è una cosa nel tempo sempre, ma non per farci né pubblicità né farci belli davanti all'opinione. Cioè, una cosa che riteniamo giusta, cioè dare una mano. Tra l'altro, come gruppo, chiaramente hai anche più forza nel poter dare la mano. Certo. Hai una forza maggiore. Che possono, che il singolo. Facciamo l'esempio delle alluvioni che sono venute da noi. Quando siamo per l'alluvione, che ci siamo organizzati come gruppo, portando anche comunque altra gente dietro e andando a dare una mano. Chiaramente il singolo può dare una mano se ti muovi in maniera organizzata come gruppo. E lì gli ultras sono gli angeli del fango. Giorno dopo sei di nuovo. Sono di nuovo i peggiori, sono sempre i soliti che fanno casino. Cioè, non sei un angelo del fango, non sei neanche il diavolo, non ci dovrebbe essere più equilibrio. Sì, diciamo poi che quando bisogna prendere delle decisioni nei confronti degli ultras si fa molto presto, cioè la legge si muove, la politica si muove velocemente. E stranamente sono quasi sempre tutti d'accordo quando bisogna varare delle nuove leggi speciali, un nuovo giro di vite, perché sta vita la girano continuamente. E poi è vero quello che ci scriveva il telespettatore, ora c'è stato questo nuovo scandalo, però io ora vorrò vedere, ripeto, è tutto da confermare, però vorrò vedere in questo caso che provvedimenti verranno presi, perché di scandali nel calcio negli ultimi anni ne abbiamo avuti tantissimi. Quindi quando dicono che il calcio va male per colpa degli ultras, io vorrei ricordare Calciopoli, Doping e tutto il resto e dire gli ultras cosa c'entravano? Però ora c'è questo nuovo terremoto giudiziario, perquisizioni, sequestri per reati di evasione fiscale, false fatturazione, gli indagati sono diversi, mi pare si arriva a 64 persone indagate, si fanno nomi importanti, Claudio Lotito c'è sempre in mezzo, Adriano Galliani, De Laurentiis e poi giocatori importanti, dirigenti importanti, e si parla di cifre importanti. È chiaro, ripeto, che è tutto da verificare. C'è quasi tutto tutta, da la serie, tutta la Serie B, mi sembra. Solo sì, altro Serie articolo A, Serie B, tutto. Quindi diciamo che non so chi si salva da queste accuse. No, c'è di tutto, veramente. Ce n'è uno per ogni società, mi sa. E Tavecchio...
che è il presidente della Federcalcio, che ha detto: ho letto quello che avete letto voi e non posso fare commenti su cose che non conosco. Non sa mai niente nessuno. Quando succede qualcosa nel calcio, nessuno sa niente. Con loro intendo presidenti, tutto l'apparato, diciamo, no, che regge in piedi questo circo del calcio, come lo possiamo chiamare ora, l'industria del calcio, quando c'è qualche scandalo che li coinvolge, si tende sempre, no, oltre a deviare l'attenzione, ma anche a aspettiamo, sono tutti innocenti fino a prova contraria. Per gli ultras, ma come anche altre categorie nella società, sono colpevoli, semmai tocca a loro dimostrare la loro innocenza. Certo. E questa è questa la cosa sbagliata. Cioè, hai detto una cosa sacrosanta, Nadine. Che invece dovrebbe esserci davanti alla legge, la legge uguale per tutti. Allora, la legge, come i giornali, come l'opinione pubblica, cioè, allora siamo tutti innocenti fino a prova contraria. Non che certi sono, ma tanto, sicuramente hanno fatto qualcosa invece. Qualcosa di sicuro hai fatto. È vero, quello che dicevo la settimana scorsa a proposito dei ragazzi che sono stati arrestati, poi tra l'altro sentiamo l'avvocato Adami, che nessuno può dire se sono innocenti o colpevoli. Noi non possiamo stabilire che siano innocenti, ma voi non potete stabilire che siano colpevoli, perché non hanno ancora subito un processo, non c'è ancora nulla di certo, per cui sono stati condannati dai giornali a priori. Allora questo o vale per tutti o non vale per nessuno. Come diceva Nadir, se tutti siamo innocenti fino a prova contraria, tutti, anche gli ultras, perché non sono degli esseri astratti che nascono la domenica per vedere la partita, sono persone inserite nella società, quindi questo principio dovrebbe valere per tutti. Comunque Zamparini ha detto: penso che questa non è giustizia ma cinema. Quando tocca loro, chiaramente, un'inchiesta che si basa sul nulla. Bisognerebbe spiegarlo a Belotti. Sfido i magistrati a trovare una sola irregolarità nei conti del Palermo. Io e la mia società abbiamo fatto sempre tutto nel rispetto delle regole. Buon per lui, quindi potrà dimostrarlo. Comunque ha detto che venerdì in Lega chiederò agli altri 19 presidenti di Serie A di sospendere il campionato. Sicuramente lo faranno. Sì. Ma quando mai? Ma quando mai? Che lo vadano a dire a chi paga, perché... Ma quando mai? Che tutto vada avanti. Non si sono mai fermati, figuriamoci. Perché non possono fermarsi. Certo, io ricordo i tempi della morte di Raciti, bisogna fermare il calcio, uno scandalo, ma non si fermarono però, andarono avanti. Quindi Zamparini chiederà venerdì all'incontro in Lega, vediamo cosa gli rispondono. Sì, siamo in trepidante attesa. Gli mandiamo la decisione alla prossima assemblea, con calma. Allora, mi fermo, un altro break pubblicitario, poi invece ci trasferiamo all'estero e vi faccio vedere uno spettacolo incredibile che arriva da Varsavia, perché poi fuori dall'Italia le maglie sono un pochino più larghe, meno restrizioni. Sembra un po' di tornare indietro nel tempo come era da noi una volta. Pubblicità, servizio, poi sentiamo l'avvocato Adami. Parcheggia lì, che coraggio! No, telecamera posteriore. Ma Natale non era passato. Hai ragione, coraggio. Il meglio dell'ingegneria tedesca. Opel Mokka con telecamera posteriore. Nuovo Mokka GPL Tech, un pieno con soli 22 euro. Gamma Mokka da 16.900 euro. AZ Veicoli, concessionaria Opel di Bergamo e anche ad Albano Sant'Alessandro e Sorisole. Da più di 30 anni, Reale Autonoleggio offre un eccellente servizio di transfer da e per aeroporti ed altre destinazioni. Disponibilità 24 ore su 24 tutto l'anno. Vi aspettiamo! L'azienda Betty è un'organizzazione all'avanguardia che, seguendo i più innovativi principi della logistica e del marketing, è in grado di offrire una diversificazione dei prodotti e dei servizi non comune nel settore beverage. Un'accurata ricerca qualitativa porta quotidianamente a selezionare migliori produttori di birre e vini, sia italiani che esteri. L'azienda Betty è a Cividate al Piano Bergamo, in via Roverselli numero 2. Per maggiori informazioni potete consultare il sito www.betty.net. Bere Betty, vivere lo stile. Thank you.
tamburi e torce libere, così vorrei anche da noi. Vi leggo un po' di messaggi, credo riferendosi alla vicenda di Belotti qualcuno scrive ogni tanto delle buone notizie, libertà per gli ultras. Poi chi parla di associazione per delinquere non ha la minima idea di cosa sia il mondo ultras e quanto questo sia lontano anni luce dall'essere delinquenti. Ogni anno un nuovo scandalo, ma poi tanto le cose non cambiano, presidenti e dirigenti, vero male del calcio, andatevene. Ancora, nuovo scandalo Italiota, certo, fino a prova contraria sono tutti innocenti, a parte Inverse però, quello che dicevamo. Poi qualcuno scrive, ok che i dirigenti sono solo indagati, bisogna aspettare le indagini prima di condannare, però con gli ultras un bel daspo e via, e poi chi se ne frega se dopo anni si risulta innocenti, la legge non è uguale per tutti, quanto è vero. E infine qualcuno scrive, Zamparini fa coraggio. Allora, dovremmo aver raggiunto intanto l'avvocato Giovanni Adami. Pronto? Pronto, mi sono collegato nel momento in cui dicevi la legge non è uguale per tutti. Hai visto? È un caso strano. Hai visto? Buonasera Giovanni, con noi ci sono anche i ragazzi Ultrastito. Salute, salute a tutti. Allora, senti, sei sempre impegnato su e giù per lo stivale, in questo momento credo tu sia nella tua città Udine. Sono appena rientrato da Roma, sì. Ecco, vedi? Ieri eri a Brescia invece? Sì, esatto. Ma eri a Brescia per seguire la vicenda dei ragazzi atalantini, giusto? Ieri abbiamo fatto il riesame, siamo ancora in attesa dell'esito. Intanto una buona notizia c'è già, perché un quarto ragazzo, quello tedesco, Friedrich Goetze, è andato ai domiciliari proprio oggi pomeriggio. Bene. Ma non sulla base dell'esito del riesame, sulla base di una istanza autonoma che abbiamo fatto al GIP, che sono molto contento, l'ha recepito, quindi in questo momento ne abbiamo 6 in carcere e 4 domiciliari. Attendiamo in maniera spasmodica l'esito del nostro ricorso, abbiamo puntato forte sull'assenza di foto, video e annotazioni al momento dei fatti, per cui diciamo in questo momento agli atti non c'è una foto di un lancio di un oggetto da parte di Tizio o di un pugno dato da parte di Caio, ma c'è solo diciamo la fase della rincorsa, della controcarica della rincorsa, e poi a distanza di 40 minuti, mezz'ora, 20 minuti dei fatti e anche di diversi centinaia di metri piuttosto che di qualche chilometro, il momento del fermo dei singoli ragazzi. Direi che su questo iato, su questa parte mancante, su questa zona d'ombra, noi lavoreremo, stiamo già lavorando e lavoreremo tanto. Per cui la risposta quando arriverà, dicevi presumibilmente? I termini scadono il 2 febbraio, io credo però che domani già sapremo qualcosa. Speriamo bene, insomma, perché queste sono vicende già vissute in tante città. A Bergamo poco più di un anno fa la stessa cosa era successa dopo Atalanta-Roma. Ora comunque 6 ragazzi sono ancora in carcere, quindi... Sì, sono tutti sono un prototipo, diciamo, incensurati. Tutti ben inseriti con famiglie che li seguono o inseriti nel mondo del lavoro o studenti, quindi il carcere anche come esigenza diciamo imprescindibile a noi avvocati ci sembra un po' esagerata, poi dopo ognuno ha la sua linea di pensiero, anche sotto questo profilo abbiamo battuto molto con il Tribunale del Riesame, perché abbiamo cercato di spiegare che forse un obbligo di firma o un domiciliare potrebbe essere sicuramente più adeguato. Non abbiamo a che fare con incancreniti recidivi, con casellari giudiziari lunghi diverse pagine, ma sostanzialmente con un gruppo di giovanissimi incensurati. Ecco, senti Giovanni, proprio questo ti volevo chiedere, perché la necessità di trattenerli in carcere? Ora io me ne intendo poco. Ma il giudice ha valutato con una ordinanza anche sicuramente lucida e ben articolata, ha valutato che la gravità del fatto posto in essere nei due scontri nei pressi della stazione e in via Mai era tale che dato per scontato dal suo punto di vista che questi ragazzi vi hanno partecipato, la loro pericolosità è una pericolosità elevata, in questo momento contenibile solo dentro le mura carcerarie, e noi insomma nell'era del braccialetto elettronico, nell'era dei biglietti nominali e quindi della certezza assoluta che uno non possa di nuovo andare allo stadio con la diffida o con la blacklist, credo che bisogna adeguare anche questi provvedimenti al mutare dei tempi. Io dico che non c'è nessun tipo di preoccupazione su un'eventuale reiterazione del reato, perché se questi ragazzi beccheranno una diffida di 5-8 anni, come è probabile che sia, o di 4 anni, è chiaro che verranno completamente scollegati
tagliati dall'ambiente stadio. Giovanni, senti, intanto complimenti a te e ai tuoi colleghi per tutto quello che state facendo e bocca al lupo. Grazie, grazie. C'è anche Beck in studio? No, Beck non ce l'ha fatta ad arrivare, c'è Nadir. Nadir, tanti saluti ancora anche a lui. Ciao Giovanni. Ciao, ciao Nadir, ciao. Giovanni, grazie, buon proseguimento di serata. Ci vediamo presto, ciao a tutti. Ciao, 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 ciao. Beh, pensa a te. Cioè, non c'è neanche la certezza che questi ragazzi abbiano fatto qualcosa, però sono in carcere ormai da 10 giorni. E stiamo parlando di ragazzi giovani, incensurati. Poi io dicevo la settimana scorsa, ognuno poi si assume la responsabilità di quello che ha fatto, se uno sbaglia poi deve anche mettere in conto di dover in qualche modo pagare per quello che ha fatto. Però intanto ricordiamoci che non stiamo parlando di persone che hanno ammazzato qualcuno eventualmente, perché ora si dice, la frase che senti dire spesso, chiudeteli in galera e buttate la chiave. Cioè, non chiudiamo vita neanche quelli che ammazzano ora, perché dovremmo chiudere vita a una persona che eventualmente può essere colpevole di aver lanciato una torcia o un petardo o un sasso. Se mai l'avesse fatto, pagherà per questo. Cioè, non gli diamo l'ergastolo, ecco. Perseguivo quello che diceva Giovanni sul discorso della reiterazione. Sì. Che se poi non sono un avvocato, quindi, però mi sembra di capire che il discorso di reiterazione non dov'è, perché se ci sono, c'è il DASPO, c'è la firma, come fa a reiterare il reato? Quindi non dovrebbe essere, che mi sembra che sia una condizione che può tenerti, esatto, in carcere. Quindi, allora ci scrivono, purtroppo la legge è disuguale per tutti. Buona serata, complimenti per la trasmissione. Poi qualcuno dice, solo due torce a Varsavia. Sì, da noi... purtroppo sono diventate un elemento pericolosissimo. Le torce non si possono introdurre, guai. Se tu accendi una torcia per strada, io non so neanche se prendi una multa. Sicuramente non ti arrestano. Allo stadio becchi una diffida e ti possono arrestare. Ed è la stessa torcia, eh? Per questo quando dicono stadio zona franca, io veramente mi imbufalisco, perché dicono è il contrario. Quello che viene tollerato nella società, allo stadio diventa invece un crimine. Per cui è facilissimo sbagliare dentro lo stadio, prendere una diffida è facilissimo. Quando mi dicono, ma è diffidato? Vabbè, ma uno viene diffidato magari perché ha fatto un coro scomodo, perché è stato scambiato per un'altra persona, perché è entrato in campo per prendere la maglietta del giocatore contento della vittoria. Tutto questo basta per essere denunciato e diffidato. Non è che devi per forza picchiare qualcuno per essere diffidato. Poi guardavo le immagini, inquadrature, quando inquadravano i tifosi da vicino che esultavano al gol, sì. C'erano anche degli anziani che, sì, stavano esultando, sì. Cioè, credo che c'è proprio un'atmosfera all'interno dello stadio che deve essere una cosa fantastica. Ma da dove nasce questa atmosfera? Nasce da, secondo me, la curva, quando entri nello stadio, sì, ed è la vedi stracolma di bandiere, coreografie, torce, si crea un'atmosfera che è poi il bello del calcio, cioè di essere allo stadio, il bello del calcio è anche proprio il discorso passionale che c'è dietro. Cioè, se si vuole riportare la passione negli stadi, date la possibilità a chi crea questo spettacolo che abbiamo appena visto di poterlo fare senza rischiare galera o DASPO per anni, senza accendere una torcia, senza chiedere autorizzazioni fino al Papa per fare uno striscione, il discorso che facevamo prima. Che per me, secondo me il Papa ce la darebbe l'autorizzazione. Abbiamo anche scoperto che ha visto delle nostre puntate, quindi sì. Allora. Lo salutiamo. No? Lo salutiamo, se mai ci seguisse, lo salutiamo. Provi a fare qualcosa. Appelliamoci al Papa. Tessera. Non ci rimane altro. Comunque, era attesa per oggi, 27 gennaio, la decisione dell'osservatorio a proposito della partita Atalanta-Sassuolo, però io prima di iniziare ancora non avevo visto niente sul sito dell'osservatorio, per cui è probabile che la decisione sia slittata a domani, perché potranno decidere di permettere l'ingresso nella curva nord dell'Atalanta solo ai possessori dell'abbonamento, cioè ai possessori della tessera del tifoso. Quindi, come era successo l'anno scorso dopo Atalanta-Roma, c'è la forte probabilità che tutti quelli che vogliono acquistare biglietto o che hanno fatto il voucher non potranno entrare in curva. Ora, io queste decisioni, scusa, io sono un po' ignorante, l'ho già detto, però non le capisco. Perché intanto,
Se ci sono stati degli incidenti è tutto da stabilire chi li ha provocati, magari era uno che aveva l'abbonamento alla tessera, quindi non lo sapete. E poi se qualcuno ha sbagliato, pagherà questo qualcuno. Ora mo perché dobbiamo penalizzare un'intera curva, un'intera città? Io questo lo trovo assurdo, questo succede dappertutto, cioè sbaglia qualcuno, si penalizzano tutti, ma perché? È la soluzione, un termine che non è corretto, ma è nel breve la cosa più semplice da fare. Io vieto, poi dopo vediamo, io intanto vieto, vietare, vietato questo, vietato quest'altro, succede qualcosa, io vieto, chiudo tutto. Esatto. Ma invece purtroppo è un problema che mi sembra proprio di sistema Italia, cioè in Italia. Sì. Invece di prendere il problema, abbiamo un problema, analizziamo da dove nasce, come si può risolvere, valutiamo diverse strade, guardiamo da diverse angolazioni, come affrontiamo questa situazione. E invece, evidentemente, per vari motivi, la cosa più semplice è chiudiamo probabilmente tutto. Per ignoranza, per incapacità, per impreparazione, perché magari hanno altre cose per la testa, non lo so. Però la cosa veramente che mi sembra il modus operandi classico è quello, io chiudo, così decido di chiudere tutto. E questo non viene recepito, quello che hai detto tu, non viene recepito dalla gente, perché molto spesso, l'ho letto anche proprio oggi, e la gente si scaglia contro i tifosi come se fosse colpa loro. Magari qualcuno avrà sbagliato, però ora non è che tutti si possono assumere la responsabilità di quello che fa chiunque. È sbagliato il sistema, perché se qualcuno sbaglia risponde di se stesso. E ripeto che dovrebbe valere per tutti, non solo per gli ultras, per tutti dovrebbe valere. Però, dicevo, se uno sbaglia risponde per se stesso. Ora, non è che se chiudono la curva è colpa dei tifosi che eventualmente hanno dato vita ad incidenti, semmai ci sono stati, semmai ci hanno preso le persone giuste, perché poi è tutto da stabilire. Ma la colpa è del sistema, perché è ingiusto che chiudano un settore, è ingiusto che impediscano persone che hanno già pagato in anticipo facendo un voucher di entrare allo stadio. Ma che colpa ne hanno? Cioè, ora non è che tutto quello che succede a Bergamo poi deve ricadere per forza sulla curva nord, o quello che succede a Genova ricade sui ragazzi della gradinata sud. Non vorrei mai sbagliare. Cioè. No, il tuo ragionamento è correttissimo. E anche chi non va allo stadio, ma che diciamo non è interessato al mondo ultra, al mondo del tifo, ma che è totalmente avulso da questi discorsi, potrebbe essere comunque colpito da questo tipo di ragionamento. Certo. Che spesso vengono questi tipi di ragionamenti, decisionali, modi di decidere, di ragionare, di affrontare un problema, cioè chiudendo, vietando o picchiando, tra virgolette, con la repressione. Spesso si parte dal calcio, gli stadi, le curve, e poi, che sono un po' le palestre dove provano determinate leggi, per poi portarle nella società. E l'abbiamo visto in tante ci sono, occasioni. Esatto. Vedi cioè, a Pisa, sì, esatto. Come diceva lui. Sì, a Pisa hanno denunciato, adesso non so esattamente se li hanno denunciati, insomma, 5 persone che hanno partecipato ad una manifestazione contro un movimento politico, tra cui una signora, non giovanissima, cioè non una ventenne, insomma. E queste persone sono viste arrivare un DASPO, quindi divieto di andare allo stadio. Ma che c'entra? Cioè, semmai queste persone saranno responsabili di disordini, come hanno detto in manifestazione, vabbè, risponderanno di quello. Ma ora cosa c'entra la diffida a non poter andare allo stadio? Cioè, come se Nadir domani litiga al parcheggio con qualcuno e gli danno il DASPO, non va più allo stadio. Ma è pazzesco. Certo, però succede tutto questo. È bene che la gente tutto questo lo capisca, perché le curve, i settori popolari degli stati non sono dei covid delinquenti. Ecco, questo striscione emblematico l'abbiamo fatto tanti anni fa, più di 10 anni fa, e si è assolutamente avverato. Non è un covo di delinquenti il settore popolare di uno stadio. Per cui quello che ha detto Nadir è assolutamente vero, lo diciamo ogni puntata. Quello che succede oggi ai tifosi, domani può succedere a voi. Abbiamo visto in una manifestazione contro un movimento politico, ma potrà succedere a una manifestazione studentesca, a un qualsiasi tipo di assemblamento. Ora non potrete più essere liberi di fare nulla, perché tutto quello che viene testato allo stadio, come diceva Nadir, e domani poi capita a tutti, lo stadio è semplicemente una palestra di allenamento, lì si sperimentano nuove forme repressive, ma poi
vengono spostate fuori. La diffida, tant'è che dallo stadio, ha varcato i confini dello stadio. Quindi non auguratevi, cioè non pensate che oggi tocca agli ultras, chi se ne frega. Tanto gli ultras, l'ho detto l'altra volta, sono comunque i vostri figli, i vostri amici, i vostri parenti, i vostri vicini di casa. Cioè non sono persone certo. che vivono dentro lo stadio, vivono nella società. No, sono persone che hanno una passione molto molto forte per la per una, per una squadra, per la propria città. E non è un male questo. Non è assolutamente un male. E quindi andrebbe fatto un ragionamento, cioè andrebbe fatto uno sforzo di andare oltre, come dicevi tu prima, Milva, di andare oltre a pregiudizi, a quello che c'è scritto sul giornale, a quello che sono i preconcetti, andare oltre a vedere oltre tutto quello che c'è dietro e rendersi conto che il discorso quello di repressione veramente da oggi tocca, oggi può toccare l'ultras, domani esatto. può toccare anche chi pensa, ma tanto a me non succederà mai, a me non verranno mai a chiedere i documenti per forza se per andare al cinema o per andare in vacanza, cioè non... Cioè, sono capaci di tutto, sono capaci. Perché ti dicono, ma se non hai fatto niente non hai niente da temere. Guarda, non è proprio così vero, non è così vero. Torno all'esempio dei ragazzi arrestati dopo Atalanta-Roma del 2014. Arrestati, finiti su tutti i giornali e poi scagionati perché non erano i responsabili. Quindi, come la mettiamo? Però intanto i processi. Esatto. Giorni di carcere. Mediatico anche. Sì, cioè. Perché e poi i giornali sono bravissimi, ti processano, ti condannano. Quando succede qualcosa bisogna devono far vedere che mostro in prima pagina qualcosa che poi esatto. no, si rivela come più di diverse cose che non è quello. Sì, sei tu o non sei tu che cioè, l'importante è dare qualcuno in pasto alla gente che è assetata di sangue, perché siamo diventati un paese di giustizialisti noi qua, non so. Infatti, cioè, sembra che c'è questo bisogno. Sì, sì. Poi soprattutto verso le cose più popolari. Certo. Cioè, che poi i movimenti gruppi ultras, le gradinate portano insieme persone di diversi ceti sociali, diversi mestieri, diverse età, è veramente una cosa popolare e che secondo me è bellissima, fantastica. Infatti, allo stadio ci sono, mi c'è da dire, persone di diverse età, di diverse stazioni sociali, diverse ideologie politiche, diversa religione, hanno una passione in comune. Però evidentemente questa unione di persone fa paura. Fa paura, perché quello che fa paura dei tifosi non è il fatto che siano violenti, è il fatto che usano la testa, che invitano la gente a ragionare e che si ribellano al sistema. Infatti una delle prime cose che hanno vietato dopo la morte dell'ispettore Racciti era il megafono. Megafono e striscioni. Megafono, ma perché? Perché parli alla gente e gli fai ragionare, li fai ragionare e gli dai magari un altro punto di vista che non sia quello che viene da... Quello che vogliono loro. Questo probabilmente fa molta paura, da lì con tutto questo accanimento che c'è verso il mondo ultras. Allora, siamo arrivati in fondo. È finita. È finita. Io intanto vi dico che la settimana prossima, mercoledì, non saremo in onda perché c'è campionato, quindi su questa emittente ci sarà un'altra trasmissione. Devo dire che in questo momento non so dire se magari staremo in onda giovedì in seconda serata, al posto della replica può essere che ci sia una diretta, ma non lo sappiamo. Di sicuro non ci saremo mercoledì perché ci sono le partite. Seguiteci su Facebook, su YouTube, sui nostri canali e vi daremo informazione. Ringrazio quindi Gianluca, sì. Nadir e Fabrizio, grazie per essere arrivati da Genova fino qui, complimenti per tutte le battaglie che portate avanti e in bocca al lupo per tutto. Grazie a te. Grazie a tutti voi per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata, ci si rivede o la prossima settimana o tra due, non ve lo so dire. Potete rivedere la puntata in replica domani alle 13.30, alle 22.30. Alle 9, sabato mezzanotte, e poi da venerdì la puntata la potete rivedere sul canale YouTube 12esimo in campo. Grazie ancora, buon proseguimento di serata, ci vediamo prossimamente, ciao a tutti!